Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata della quarta edizione di Giornalisti a Rovigo, che quest'oggi, lo dirò tra poco, ha una novità rispetto al passato, ossia la collaborazione con l'Associazione Culturale Giacomo Matteotti. L'appuntamento di... Mi sentite meglio? Sì. Allora, dicevo, dopo l'incontro di ieri che ha visto presenti Roberto Leale e Simone Casalini, l'incontro di oggi, che nasce appunto con Simone Matteotti, si intitola La censura ieri e oggi e vuole essere un cursus su questo campo che ha contrassegnato e contrassegna tutt'oggi la vita non solo del nostro paese ma anche del resto del mondo. Naturalmente questa manifestazione di un servizio si basa anche grazie al sostegno, al contributo di diverse realtà, a partire dal Comune di Rovigo che ci dà il patrocinio e ci consente di usare queste sale, nonché di Rovigo Banca, di SMSET, della Fondazione Banca di Monte di Rovigo, la CGN Bancarica, l'Auser, il Sindacato Regionale dei Giornalisti del Veneto, la NAE del Partito di Stato di Rovigo, poi i patrocini della città di Montegrotto, di Posaro, di Fratta, come detto, di Rovigo e della provincia stessa. I relatori di quest'oggi sono Michela Procaccia, che è stata sovrintendente dell'Archivio Nazionale di Stato di Roma e oggi al vertice dell'Associazione Nazionale degli Archivi d'Italia. Abbiamo poi lo storico, docente universitario Mauro Canali. Il penultimo è Vittorio Di Trapani, giornalista della RAI e segretario di Luigi Gai, sindacato dei giornalisti, e appunto della nostra emittente nazionale. Infine Maurizio Paglialunga, è stato presidente dell'Ordine dei giornalisti del Veneto, è il consiglio nazionale naturalmente dell'Ordine. Siamo stati anche colleghi, ho fatto un soprattutto più oggi in pensione. A condurre l'incontro ci sono Luigi Montegiacomo, tra virgolette storico direttore dell'Archivio di Stato di Rovigo, e Maurizio Romanato, membro dell'Associazione Collegiale della Stampa che ricordo l'onore di presiedere, nonché abbiamo condiviso anche con decenni di lavoro in redazione. Non aggiungo molto altro, lascio invece la parola a Giancarlo Schin dell'Associazione Culturale Matteotti, che farà seguito un'interazione lasciando poi spazio ai lavori. Grazie a tutti. Buongiorno, grazie per essere intervenuti. Io non ho più compito l'onere di ringraziare perché già l'ha fatto il nostro presidente dell'assemblea di oggi. Io voglio parlare perché l'associazione Matteotti ha voluto partecipare. Ho voluto partecipare perché si parla di libertà, di pace, di libertà, delle libertà. E quindi c'è la libertà di stampa, c'è la libertà da bisogno, c'è un insieme di elementi che hanno fatto la storia, diciamo, del movimento socialista, ma più piano, e quindi noi abbiamo voluto aderire. Quando si parla di censura, allora, tornando a Matteotti, uomo di libertà, si tratta di parlare di qualche cosa che limita la libertà. La censura, l'impossibilità di scrivere, di pensare, di parlare, la libertà, come dicevo prima, del bisogno, e bisogno di parlare della pace, di difendere la pace per quanto oggi sia abbastanza compromessa con tutto quello che sta accadendo. Voglio parlare un attimino perché mi pare che sia giusto farlo. L'associazione non è una grande associazione, nel senso numerico, è una piccola associazione però che ha fatto un'opera anche all'interno ogni anno annualmente. Quest'anno facciamo quattro eventi. Siamo partiti dal discorso dell'Università di Patti Lateranensi, dalla visione dei fatti stessi, e poi abbiamo parlato
d'accordo. Un altro convegno sulla storia d'Italia, letta con gli occhi di Petronelli, attraverso i suoi diari, e ogni anno noi facciamo un concerto. Un concerto per la libertà e la pace dedicato a Giacomo Matteotti. Proprio per questa figura che non possiamo, ci sta ancora parlando, questo paese qua è diventato sordo, non ascolta, e quella voce viene lontano e che ci oltrepassa, va oltre in questo momento, in questo punto storico. Voglio, ed è un, dicevo appunto, un concerto dedicato alla libertà e alla pace. E oggi collaboriamo con i giornalisti di Rovigo, e mi pare che sia una cosa importante, un incontro felice direi, proprio che va sottolineato. Voglio non dilungarmi molto, volevo solo fare una considerazione. Io ieri non ci sono stato qua al convegno, mi dicono che hanno parlato parecchio della libertà, della censura, eccetera. Però oggi ho visto un servizio del cinema, la televisione di Stato non parla di quello che sta accadendo in Cina, parla delle grandi manifestazioni, parla. Io devo dire, ma non pare, siamo arrivati, io credo, ai limiti del 73, dove i diritti dell'uomo sono calpestati, dove l'esercito spara sulla gente, questo è, dove vengono violentate donne, vengono incarcerate persone. Ecco, questa è la censura preventiva che ancora tutt'oggi esiste e gli italiani devono sapere, i cittadini devono non conoscere queste cose. Mi meraviglio come mai poi l'ONU non intervenga in un momento così delicato, difficile. Ecco, un Cile che ha conosciuto la dittatura, che si è riscattato e che adesso viene sottoposto ad un'ennesima prova di difficoltà, chiamiamolo così in senso eufemistico, ma difficile, molto difficile per questo popolo. Grazie. Tanto per, prima di introdurre i primi due relatori, porto il saluto della sezione Veneto dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, che è partner di questa iniziativa, il presidente Afono, che non se la sente di parlare, e l'Associazione Nazionale Archivistica, rappresentata dal suo presidente nazionale Michela Procaccia, e rappresentata anche dalla sezione Veneto, dalla presidente della sezione Veneto, dal vicepresidente. E porto anche il saluto di un altro partner che non può essere presente per problemi di salute, che è il Giorgio Roverato, presidente del Centro Studi Ettore Puccini di Padova, che non può essere presente ma che vorrebbe molto esserlo, perché è una persona che è molto legata ai temi di cui si parla oggi e che è molto legata a Rovigo in particolare, è sempre presente quando abbiamo bisogno di lui. Ecco, e adesso introduco i primi due relatori. In realtà non hanno, il primo relatore, Mauro Canali, non ha bisogno in realtà di essere presentato, è stato già detto dal presidente dell'associazione Polidana della Stampa che Mauro Canali è un notissimo storico, allievo di Vittorio Felice, quindi della sua scuola, lontano allievo. Mauro insegna la Maestra di Camerino, ha scritto e scrive per molti giornali, tra cui La Repubblica, ma non solo, ha oltre 20 principali pubblicazioni a carattere storico, si è occupato di fascismo in particolare, si è occupato quindi del fascismo del regime, si è occupato di Matteotti, del delitto Matteotti ha parlato pochi giorni fa in Rai, se non sbaglio, quindi si collega perfettamente a quelle che sono l'idealità della nostra associazione Matteotti. E si è occupato di tante altre cose, uno dei suoi ultimi volumi è su come la stampa americana vedeva il fascismo, giusto? È uno dei lavori più interessanti degli ultimi anni, due anni fa. Ecco, non aggiungo altro per non togliere spazio a questa produzione importante con cui iniziamo questo pomeriggio. Si sente? No.
fuori sì, no, sì, no, sì, no, ma spento o accesso? Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito che ho accolto molto molto volentieri la città di Matteotti. Direi pure che sono abbastanza commosso, è la prima volta che vengo, lo dico, è la prima volta che vengo per queste strade che hanno visto anche il giovane Matteotti vivere, muoversi, crescere, impegnarsi politicamente, le prime battaglie politiche. Quindi ringrazio per l'invito e ringrazio naturalmente gli organizzatori, Gianni, Renato, e mi si chiede questa relazione, la faccio volentieri, sulla censura durante il fascismo, guerra e fascismo. È un binomio guerra e fascismo che non a caso viene presentato assieme. Il fascismo si considerava un regime in guerra, sempre in guerra, in guerra con il mondo esterno, in guerra con gli altri, e vedremo che parte delle sue attività censorie sono un'eredità delle leggi che erano state varate durante la guerra e che il fascismo in qualche modo prende, amplifica e perfeziona. La censura non è solo l'ultimo gesto di dire questo non te lo pubblico, questo te lo pubblico. La censura è un processo che parte da lontano, parte dall'intimidazione ad esempio a chi scrive, parte dalla museruola a chi vuole scrivere libertà, e quindi parte dalle intimidazioni, e quindi è un processo che il regime esplica, manifesta tutto, e la storia della censura sotto il fascismo è anche in parte la storia del fascismo stesso, dai suoi esordi, dai suoi primi anni incerti, quando il fascismo non è sicuro di essere radicato nel potere, ma deve fare i conti ancora con un'opposizione che vedrà alla fine questo periodo, che poi chiamiamo biennio legalitario del fascismo, ma un legalitario messo tra virgolette naturalmente, e termina proprio col delitto Matteotti. Il delitto Matteotti, qualcuno lo ha definito giustamente un delitto totalitario, perché il delitto Matteotti costringe il fascismo a gettare la maschera, costringe il fascismo a non camuffarsi più, a non cercare di passare per un regime sì forte, un governo forte, autoritario, ma tutto sommato che rispetta certe regole elementari, ma in realtà lo costringe a mostrarsi con la sua faccia volgare e violenta del regime totalitario, del regime autoritario e poi totalitario. E le leggi sulla censura seguono questo andazzo. Inizialmente sono leggi in cui è presente una certa esitazione di Mussolini a condurre fino in fondo, e quindi dopo aver ricevuto come eredità alcune leggi, addirittura benedetto per la stampa Bertino del 48, 1848, dopo essere passato attraverso le leggi speciali della fine secolo, del fine 800, in cui c'era stata una promulgazione di leggi naturalmente di emergenza per quel momento particolare, e con la guerra, con tutti i limiti della censura di guerra, Mussolini quando va al potere cerca di mettere il suo marchio anche sulle leggi della censura. Lo fa esitando inizialmente una prima legge, lui la tira fuori già nel luglio del 23, quindi siamo a pochi mesi dalla marcia su Roma. È una legge cauta, potente, vuole in qualche modo individuare i responsabili a cui fare riferimento eventualmente il governo volesse colpire. Quindi non si accontenta più che il responsabile ufficiale fosse il gerente, ma vuole un responsabile dall'interno del giornale.
Quindi vuole che chi è responsabile poi di quanto scrive il giornale sia un uomo che scrive per il giornale o che lo dirige. Quindi c'è questa legge, e però lui, siccome suscita abbastanza, la democrazia ancora in qualche modo respira nel 23, poi c'è una reazione comunque del mondo della stampa, Mussolini causamente la tiene in sospeso, la mette in affermazione, la dice benissimo, no, per ora sta lì, vediamo quando in qualche modo renderlo ufficiale. Passa un anno e il momento più propizio è quello del Don Matteotti. Siamo in presenza di un delitto efferato, siamo in presenza di un delitto che suscita un'emozione popolare enorme, e siamo in presenza di un delitto che molti fascisti, chiamiamoli per bene perché ce n'erano, molti fascisti per bene si vergognano di definirsi fascisti. Qualcuno ha raccontato che se si camminava per Roma, agli angoli delle strade si trovava la pulce dello scudetto del fascismo, del PNR. Quindi moltissimi si affrettavano, si vergognavano a portare questa cosa, la buttavano, insomma, la gettavano per strada. Quindi è un momento di grande emozione, di grande commozione, di grande critica e violente polemiche verso la stampa, gioca il suo ruolo. La stampa ancora democratica, i settori della stampa democratica giocano un ruolo importante. Tant'è che mettono all'angolo Mussolini. Mussolini è solo, dirà poi, se qualcuno avesse avuto il coraggio di venire su a Palazzo Chigi e spararmi, non avrebbe trovato stato. Quindi Mussolini è isolato. Malgrado questo riesce a reagire, la prima reazione è che prende la vecchia legge e la rende ufficiale. Quindi un anno dopo la gestazione, questa legge diventa una legge ufficiale. Poi va avanti per la crisi del semestre del 24 fino alla svolta del 3 gennaio del 25, in cui Mussolini si sente abbastanza forte di aver superato il momento critico e di essere tornato parzialmente in sé. Cosa fa? La prima cosa è comincia a colpire i giornali. Quei giornali che si erano manifestati abbastanza liberi da denunciare le connivenze, da denunciare lui come mandante primo del delitto. La prima cosa che fa? Dà potere ai prefetti, e i prefetti hanno il potere di sciogliere, di chiudere un giornale, di denunciare i redattori, di denunciare il direttore, eccetera. Quindi prima mossa di Mussolini è quella di, appunto, dare forza ai prefetti in questa tentativo di mettere di nuovo la museruola alla stampa. Ma non contento di questo, in questo periodo che noi consideriamo di grande incertezza, ma di costruzione del regime totalitario, di costruzione che termina con il novembre del 26, con le leggi fascistissime, quindi da gennaio del 25 al novembre del 26, con le leggi fascistissime in cui si inaugura poi il regime a partito unico, fondamentalmente la dittatura aperta, la dittatura a viso aperto, come hanno scritto. Ecco, questo periodo lui torna sempre sul discorso della stampa, fino ad arrivare a dicembre del 25, appunto, dopo le leggi fascistissime, a mettere in piedi una legge che in qualche modo sarà poi definitiva. Questa legge prende le vecchie leggi del 23 e del 24, le riunisce, le fa, sanziona ancora in maniera più forte chi entra nelle spire, diciamo, dell'occhiuta polizia fascista, e fondamentalmente c'è una novità in questa legge. C'è la, che poi verrà, come dire, in qualche modo realizzata due anni dopo, c'è questa istituzione dell'albo dei giornalisti, e c'è soprattutto il processo di sindacalizzazione del fascismo e del giornale, della stampa. Quindi c'è un processo che è parallelo: da una parte il fascismo, il superfascista inghiotte i vecchi sindacati, li riunisce, assume il potere anche in questo progetto totalitario che comincia a vedersi, in questo progetto anche corporativo per certi versi che comincia a delinearsi. Lui mette le mani sulla stampa istituendo il sindacato fascista della stampa. Quindi
da una parte il sindacato, dall'altra l'albo dei giornalisti che sottostà alla, come dire, alla gestione del sindacato stesso. Quindi l'albo dei giornalisti significa che se tu non sei segnato all'albo dei giornalisti, non lavori, no? sei fuori. E chi decide se stai dentro o fuori? Lo decide il sindacato fascista. Quindi il sindacato ha il pieno potere di decidere, tu sei sì degno di lavorare, e quindi hai la mia fiducia, hai la fiducia del fascismo, hai la fiducia del regime, e quindi puoi segnarti, ti autorizzo a iscriverti all'albo. Ha anche il potere di radiare dall'albo, se ti comporti male te ne vai, ti caccio dall'albo, e se ti caccio dall'albo è la miseria, non lavorerà più quel giornalista. Quindi questi sono due capisaldi che vengono istituiti dal regime. Sempre contemporaneamente c'è un altro processo molto sottile, molto interessante però, perché termina sempre per colpire poi la stampa. Quando Mussolini va al potere, il presidente del Consiglio ha un suo ufficio stampa che è, diciamo, le competenze di questo ufficio in genere, come di qualsiasi ufficio stampa di una presidenza del Consiglio, è quello di sottoporre all'attenzione del Presidente del Consiglio, di sottoporre tutto ciò che viene pubblicato che può riguardare o meno l'attività del Presidente del Consiglio e del Governo, punto. E questo esisteva prima del fascismo. Il fascismo che cosa fa? Fa quello che ha fatto per tante altre cose: eredita, perfeziona in chiave repressiva e lo sviluppa. Questo ufficio stampa, sostanzialmente chiamato ufficio stampa della Presidenza del Consiglio nel 22, quando c'era la marcia su Roma, noi lo troviamo poi a metà degli anni 30 sotto il nome del famigerato MINCULPOP, Ministero della Cultura Popolare. Questo ufficio stampa attraversa una serie di trasformazioni, prima passa sotto segretariato e poi Ministero della Cultura Popolare. Alla metà degli anni 30 è il Ministero della Cultura Popolare che ha la parola ultima su tutto ciò che viene stampato in Italia. Quindi tutto quello che viene stampato in Italia deve avere il placet del Ministero della Cultura Popolare. Quindi questa terna di istituzioni è micidiale, naturalmente, per la libertà di stampa, perché il MINCULPOP si divide rapidamente in tre direzioni generali, poi ce ne saranno altre: la minoranza del Ministero degli Interni, ci sarà il cinema, eccetera eccetera, il turismo, ma i tre che ci interessano sono la direzione generale della stampa italiana, la direzione generale della stampa estera e la direzione generale propaganda. Quindi proprio una dichiarazione esplicita che stampa italiana e estera, diciamo, stanno appagliate, il regime deve essere appagliato con la propaganda. E in questo senso per certi versi, quindi, questa Ministero della Cultura Popolare, alla direzione del quale passeranno diversi personaggi importanti del regime, compreso il genero Mussolini, Cerciano e Pavolini, famigerato Pavolini, insomma, è un ministero importantissimo. Questo ministero è quello che si coltiva i giornalisti, non solo i giornalisti, scrittori, eccetera, però con un occhio di riguardo verso i giornalisti. E che succede? Io faccio l'esempio italiano, è molto semplice: se scrivi in una certa maniera ti chiamano, ti ammoniscono, ti diffidano, ti avvertono una volta, due volte, alla fine il rischio è la radiazione dall'albo, cacciati dall'albo. Bisogna tenere conto che prima della nascita, prima dell'istituzione dell'albo dei giornalisti, già c'era stata, proprio in previsione di questo, c'era stata una forte emulazione dei giornalisti condotta da quello che sarà il presidente, il direttore poi, o meglio il segretario del sindacato della stampa fascista, che è questo Ermanno Amicucci. Amicucci aveva fatto tabula rasa di tutti quei giornalisti, cioè non aveva accettato l'ingresso nel sindacato e quindi l'ingresso nell'albo, di tutti quei giornalisti che soprattutto dopo
il delitto Matteotti, non avevano condannato il fascismo, avevano condannato il fascismo e non avevano dichiarato solidarietà dopo verso il fascismo stesso, quindi non erano moltissimi, ma ce n'erano. E quindi lui, quando decide come segretario del sindacato di fare tabula rasa, va a spulciare, va a rivedere la storia di questi giornalisti e decide di molti di loro di non farli entrare in lavoro. E questi sono i licenziati, quelli che non lavoreranno mai. Ci sono anche tutti gli illustri, uno di questi è Ugo Ietti, ad esempio, che era direttore del Corriere della Sera. Questo ieri, perché siccome il delitto Matteotti non aveva espresso pareri di condanna, pareri di a favore del fascismo, ma si era astenuto, non aveva condannato il delitto, lui gli rimproverano questo silenzio e lo cacciano, con lui altri. Quindi c'era stata già una prima epurazione, il regime aveva condotto una prima epurazione. Quindi quando arriva il Bonpe a gestire queste cose, è un ministero che si muove con regole precise, intanto in combutta col sindacato. Il sindacato seguita a comandare, se il sindacato decide che questo non può lavorare nel mondo della stampa, questo non lavora. E poi il Ministero della Cultura Popolare, che ci ha riempito gli archivi dell'archivio centrale, di fascicoli, di documenti, eccetera, è un vero e proprio ministero che scheda e quindi ha memoria delle posizioni man mano assunte dai vari giornalisti. Poi inoltre ci lascia pure un bel patrimonio di casi pietosi, di casi in qualche modo ignobili e vergognosi, di personaggi che si piegano e lasciano un carteggio col Ministero della Cultura Popolare, un carteggio veramente imbarazzante. Ci sono anche nomi famosi che pur di lavorare cominciano a pietire, a chiedere soldi, quando insomma tutto quello che passa attraverso il Minculpo è tutto ciò che consideriamo attività intellettuale. Qualsiasi cosa passi attraverso l'attività intellettuale, il Ministero della Cultura Popolare non solo non lo ignora, ma si interessa puntualmente fino a fondo. Ci sono dei nomi, ne facciamo qualcuno, Bradolini, insomma, voglio dire, gente che poi sarà anche illustro della nostra letteratura, del nostro giornalismo. Chiedono anche perché, io non vorrei adesso gettare la croce solo su queste persone, chiedono perché il focus di tutto è il Ministero della Cultura Popolare. Se tu non sei accettato dal Ministero della Cultura Popolare, tu sei disoccupato a vita. E quindi è chiaro che qualsiasi intellettuale che voglia svolgere la sua attività intellettuale deve passare attraverso un accordo col Ministero della Cultura Popolare. E il Ministero della Cultura Popolare questo accordo te lo concede solo se naturalmente mostri segni o di ravvedimento, come dicevano, oppure insomma in qualche modo sei compiacente, addirittura scrivi a favore del fascismo. Quindi lavori se sei un piccolo ingranaggio, diciamo, del regime totalitario. Questo per chiarire il Ministero della Cultura Popolare. Ora, come funzionava? Funzionava, con l'italiano era molto semplice, non si lavorava, quindi c'era il ricatto preciso, non lavori, quindi. Con gli stranieri, cui faceva riferimento Monteggiani, il libro che ho scritto per gli americani, per i giornalisti americani, corrispondenti che lavorano in Italia. Con loro si presentava più difficile la cosa, perché non erano cittadini italiani. Tra l'altro alcuni dei giornalisti italiani hanno fatto quel confino, cioè se si ostinavano a non scrivere o a scrivere in certi modi, li mandavano al confino. Uno di questi è per esempio Guglielmo Emanuele, è sempre il Corriere della Sera, che poi scriveva, collaborava con giornali stranieri, ma lui scrive alcune cose che vengono considerate un attentato alla sicurezza dello Stato, prendono, lo sbattono dentro, dopodiché lo tirano fuori dopo un po' di tempo. Quindi si andava anche in galera. Quindi con l'italiano era facile ricattare, perché l'alternativa per un giornalista intellettuale era quella di andarsene all'estero o di fare il disoccupato. Con gli stranieri era un po' più difficile, il cittadino straniero non potevi mandarlo né in galera, né che non avesse fatto cose che gli avevano un po' di cittadino. Quindi come funzionava con gli stranieri? Funzionava con il ricatto, che si basava su altre cose: ti caccio, se tu non
rispetti certe regole, non rispetti il contenuto delle mie veline, delle veline del Ministero della Cultura Popolare, tu te ne vai, ti caccio come persona non gradita. Che era una vecchia storia legata all'addirittura all'editto Albertino, ma era scritto e non era stato mai eseguito. Come dicevo, il fascismo eredita, ma applica. Un piccolo dettaglio. Anche il confino è una storia che è legata alla all'Italia pre-fascista, perché esisteva il domicilio coatto. Era una pagina, è stata una pagina infame della storia monarchica, della storia dell'Italia monarchica. Ma che cosa fa Mussolini? Mussolini eredita il domicilio coatto e lo fa diventare confino, lo allarga a una categoria enorme di altri cittadini, insomma, in sostanza, da quei casi, da quelle forse centinaia di casi dell'Italia prefascista, arriviamo a un archivio dei confinati che non so adesso quanto sia, ma è enorme, tantissimi, che sono passati al confino. Quindi anche per la stampa mi fa la stessa cosa, prende la vecchie leggi che nessuno aveva mai pensato di applicare e le applica in quella maniera, allargando, estendendo le competenze, estendendo tutto. E quindi il Ministero della Cultura Popolare quando deve trattare, e in questo il regime era molto attento, perché il regime aveva sempre avuto questa necessità di presentarsi all'estero con una faccia, diciamo, in qualche modo per bene, se vogliamo, o meglio, pulita, una faccia quantomeno discutibile, sì, un dittatore, una persona, che però le cose funzionano, però il regime funziona, però il paese funziona. Era questo quello che voleva il regime mandare verso l'estero. E è chiaro, quindi, che i corrispondenti esteri avevano un particolare attenzione da parte del gruppo. C'era addirittura una dimensione generale stampa estera. E come funzionava? Funzionava con la corruzione. Il primo tentativo era sempre quello della corruzione. Non potendo usare i metodi bruschi, si corrompeva. E come si corrompeva? Si corrompeva la prima cosa, veniva un giornalista, diciamo, di valore 6, Mussolini lo faceva sentire di valore 100. È arrivato il grande corrispondente. Tappeti rossi per il grande corrispondente, gli si concedeva una serie di benefits, telefono gratis, a San Silvestro le telescritte gratis, e poi invitato a destra e a sinistra, soprattutto poi una cosa importante, veniva invitato nelle situazioni in cui era quasi essenziale la presenza del giornalista, i grandi incontri con i grandi statisti, con i grandi capi di Stato che passavano per Roma, eccetera. La pena invece di un giornalista corrispondente che entrava nel mirino e non piaceva al regime era quella di tagliargli tutto. Quindi tu non venivi più invitato, eri ignorato del tutto, non ti invitavano alle conferenze stampa dei personaggi importanti, praticamente uccidevano la professione, tant'è che alla fine molti di loro erano costretti a chiedere di andarsene, di andare in un'altra capitale, di andarsene da Roma per andare in un'altra capitale. E qui la corruzione funzionava tante volte, molte volte funzionava, perché a sua volta il giornalista si trovava in una situazione di questo genere. Se era un giornalista che era uno che creava problemi, che aveva già creato problemi in altre capitali, è chiaro che il giornalista temeva di passare per un rompiscatole, temeva di passare per quello che andava a rompere le scatole, dell'indigioso sostanzialmente, non voleva che si facesse la nomea dell'indigioso, quindi era molto più prudente quando capitava il secondo o terzo caso di espulsione. Ma in genere il giornalista cercava, e qui entra in ballo anche un altro discorso dell'autocensura, cercava praticamente di limitarsi, cercava di scrivere in una maniera che non desse fastidio, perché l'espulsione non solo procurava danni a lui personalmente, lui era costretto ad andarsene, se ne andava e andava in un'altra capitale, si portava dietro la famiglia, quindi in genere questi sono giornalisti che vengono con la famiglia, quindi doveva ricostruirsi la vita in un'altra città, lingua nuova, cultura nuova, colleghi nuovi e tutto, quindi era un danno anche per il giornale stesso. Il giornale stesso pagava un danno enorme perché
ci sono casi di giornalisti che arrivano a Roma e hanno bisogno di 5, 6, 7 mesi per prendere contatto con la realtà politica della capitale, per avere, per crearsi punti d'appoggio, per avere le informazioni, insomma è tempo perso per i giornali. E quindi autocensura, si interveniva e si diceva, beh, insomma, speriamo che il mio linguaggio criptico di condanna del regime venga letto oltreoceano, venga letto dai lettori americani e venga capito. Quindi il mio messaggio, le mie critiche sottili e in qualche modo anche sì, critiche proprio, speriamo che vengano in qualche modo apprezzate e capite. In realtà, se voi leggete i giornali e i pezzi di questi articoli, in realtà non si capisce niente, nel senso si capisce solo che questo giornalista sta scrivendo di un regime che apparentemente funziona. E quindi Mussolini aveva ottenuto quello che cercava. Lui non vuole che si dica all'estero ma il regime fascista è il migliore al mondo. Voleva che si dicesse all'estero il regime fascista ha preso il paese in una situazione disperata e l'ha normalizzato, l'ha reso un paese normale. Questo voleva. E questo usciva dagli articoli, fondamentalmente. I treni arrivano in orario, i mendicanti non ci stanno più. Insomma, uno che viene dall'estero si guarda intorno e dice che funziona, sì, insomma, perché così non funziona tutto fondamentalmente. Quindi il regime fascista ottiene da questa azione del Minibull Pop la legittimazione, anche una rappresentazione legittimata all'estero di sé come immagine di regime che ha portato l'Italia fuori dai pericoli rivoluzionari. Tenete conto che questo è un periodo di idillio tra Mussolini e molti di questi paesi occidentali. In questo caso la censura come funzionava? Ma i giornalisti tentano, quelli onesti, tentano più volte di superare la censura. In che modo? Quando non c'era ancora il contatto telefonico facile, nel senso che ancora non c'era o erano molto difettosi ancora i rapporti per telefono con le altre capitali, si usava la telescrivente. Le telescriventi erano sottoposte a un controllo rigoroso. I funzionari delle telescriventi al San Silvestro, c'era una stanza che chiamavano la Black Room, tutto quello, tutti i telegrammi che arrivavano, i pezzi che arrivavano per passare dai telescriventi passavano nella Black Room, lì c'erano i censori che controllavano, modificavano talvolta le parole, toglievano. C'è un pezzetto di un giornalista americano, Clarence Stride, che dice: io ho parlato della marcia su Roma che non ha incontrato l'entusiasmo dei romani. Leggo l'articolo che pubblica il giornale, il non era sparito. Ha incontrato il non. Quindi si manipolava, si arrivava anche a manipolare. In altri casi si ritardava a tal punto che la notizia perdeva di valore. Quindi ci sono interventi pesantissimi su questo, ci sono interventi che in qualche modo danno la misura di un regime ovato, attento, ma anche deciso a non far passare queste immagini. Quando non bastava questo, ad esempio quando il corrispondente capisce e passa e può farlo perché la tecnologia nel frattempo è andata avanti e si usa il telefono, bene, ci stanno le intercettazioni telefoniche. All'archivio, quante ne abbiamo? Ce ne abbiamo pacchi di intercettazioni telefoniche, addirittura buste su buste, dove i telefoni dei vari uffici dei giornali sono tutti sotto controllo. Sono sotto controllo e vengono intercettati, stenografati. Si è fatto un calcolo che inizialmente stavano sotto Palazzo Chigi, stavano i controlli, le intercettazioni. Si è arrivato a calcolare che nel momento aureo dell'intercettazione si stava a 600 impiegati alle cuffie, che stenografi e molti di loro anche interpreti, diciamo le lingue, che riuscivano a controllare qualche cosa come 2 o 3 mila linee telefoniche contemporaneamente. Quindi
quindi era un esercito che lavorava in questo modo. Il materiale che hanno prodotto è sterminato, diciamo, un po' tutto, è andato perso, ma noi ci è arrivato abbastanza per capire l'entità del controllo. Queste intercettazioni telefoniche finivano con talvolta sia il dialogo che avveniva fra il giornalista a Roma e il suo capo a Parigi o a Londra non piaceva, veniva chiamato e gli si diceva, cioè, guarda, non ci piace queste cose, o cambio o te ne vado. Quando cominciano le intercettazioni io ho portato 10 corrispondenti americani che mi hanno cacciato nel giro di pochi anni. Ce n'è una poi che è fortissima, nel senso che c'è un giornalista che è un grande giornalista, un giornalista del New York Times, Herbert Matthews, grandissimo giornalista, una grandissima firma che segue la guerra civile spagnola, dalla parte dei repubblicani, e scrive dei pezzi del New York Times che sono veramente belli. Sono calibrati, insomma, è un personaggio importante, un intellettuale di grande spessore. Ha scritto pure molti libri sul mestiere del giornalista, del corrispondente. Lui che cosa fa? Lui, dopo la guerra civile spagnola, quindi apertamente era dalla parte repubblicana, dalla parte dei lealisti, lui viene spostato a Roma. Siamo nel 39. Avverte il capo e dice: guarda, non mi mandare a Roma perché mi cacciano, lo sanno come la penso. Cioè, va bene, serve a Roma, vai a Roma, questo va a Roma. La prima intercettazione sua, un'intercettazione tra l'altro anche abbastanza nuova, lo sta trovando al mercato, lo sta avvertendo di una serie di cose. Sotto al foglio che porta l'intercettazione c'è l'appunto di Ciano, no, di Alfieri, credo. Di Alfieri, che scrive: questo bisogna tenerlo d'occhio, perché è il primo che fa le valigie. Passano pochi giorni e Matthews si viene cacciato. Poi il giornale entra in ballo, da New York cominciano a fare pressioni, alla fine lo richiamano, lui era andato in Svizzera, lo richiamano, ma quando scoppia la guerra tra Stati Uniti e Italia, l'11 dicembre del 41, viene arrestato e internato. Quindi memoria lunga del regime. Quindi la censura passa attraverso le intercettazioni telefoniche. Ma quello che voglio dire è che però, per quanto riguarda la censura in sé per sé, si mostra molto più intelligente della censura di due altri regimi totalitari, del nazista e del comunista. Perché dico questo? Perché il regime nazista e il regime comunista, diciamo, censurano la fonte. C'è proprio un ufficio censura dello Stato a cui tu devi consegnare i pezzi, quindi è ufficiale la cosa, il giornalista deve passare i pezzi a questo ufficio censura e loro ti autorizzano a non pubblicare. Il fascismo fa diversamente, punta molto di più sull'autocensura, ammonisce, diffida, ti caccia, ma non è che dice, poi va sempre e va a dichiarare ai quattro venti che in Italia la censura non c'è. Nel senso che dice, va, certo, se scrive cose brutte sul fascismo, va. E qui io vorrei introdurre una categoria che io ritengo molto importante perché spiega molto del fascismo. L'identità che il fascismo, questo è un mito che il fascismo riesce ad imporre, l'identità fra nazione e regime fascista. A un certo momento, chissà perché, Italia significa fascismo, nazione italiana significa fascismo. Quindi se tu critichi il fascismo, stai criticando l'Italia. Se tu sei avversario del fascismo, sei un antinazionale. Questo mito va avanti, si afferma a metà degli anni 20, tant'è che arrivano a denazionalizzare, a togliere la nazionalità a una serie di esuli italiani che parlavano all'estero male del fascismo. Gli tolgono la nazionalità perché gli dicono: tu non sei un italiano, sei degno di essere italiano, perché parli male del fascismo. Quindi fascismo e nazione vanno di pari passo appunto nelle sanzioni. E nel caso dei giornalisti, nel caso della legge sulla stampa, c'è proprio l'articolo che dice: se tu fai danno d'immagine alla nazione, io posso cacciarti. Se tu danneggi
narrazione, con la tua attività, io ti caccio. In questo senso significa che qualsiasi attività contro il regime fascista poteva venire interpretata appunto in questo modo, e venivano, si passava come a via di fatto e si cacciava in questo. Quindi moltissimi dei giornalisti che vengono cacciati, parlo degli americani, ma molti altri, francesi, svizzeri, che vengono cacciati con questo, che persona non gradita, perché danneggia l'immagine del paese all'estero. Quello si era limitato soltanto a criticare il regime fascista, il fascismo. Quindi c'è questa logica, per cui non hanno bisogno di andare a scartabellare il pezzo per dire sì, può essere pubblicato o no. Apparentemente la responsabilità del giornalista, il giornalista sa quello che deve scrivere, e se non scrive questo sa perfettamente che sarà sanzionato in un certo modo, per cui la censura non esiste, c'è l'autocensura. Poi se tu danneggi il paese, se danneggi l'immagine della nazione all'estero, beh, io ho tutto il diritto di cacciare, cosa che avviene continuamente. Tutto questo per dire che il regime può a un certo momento dire il paese si muove attorno al fascismo, noi non abbiamo bisogno di mettere censura né ai giornalisti italiani né a quelli stranieri perché sono compatti attorno al fascismo. Ora, che cosa sappiamo di questo? Sappiamo un paio di cose che ci vengono dalle memorie di molti giornalisti, anzi diverse memorie scritte da giornalisti stranieri che stavano a Roma nei momenti topici della vita del regime. E noi che cosa sappiamo? Sappiamo che a partire dagli anni 30, all'inizio degli anni 30, sappiamo che molti di loro cominciano a registrare quelli che noi consideriamo gli anni del consenso, quelli che lo storico definisce gli anni del consenso, che sono gli anni che vanno praticamente dai patti lateranensi all'impero, al 36, che noi chiamiamo gli anni del consenso. Alcuni attenti osservatori che vedono con gli occhi non del fascista né tantomeno dell'italiano ubriacato di propaganda, ma vedono con gli occhi di chi sta venendo dall'estero, arriva in Italia e vede con gli occhi di un paese democratico dove c'è libera stampa e guarda, beh, a partire dai primi degli anni 30, questi colgono dei segnali verso delle difficoltà del regime. Sembrerebbe un assurdo per uno storico, io mi sono permesso di dirlo, ma in altri conflitti, ma noi dall'anno del consenso eccetera. Bene, molti di questi testimoni d'epoca colgono questi aspetti, li colgono in varie situazioni, li colgono dalla corruzione, ad esempio, di Lacante, dal mormorare della gente, loro lo raccolgono andando in giro. La gente comincia a mormorare, non c'è senso di sfatta, l'ostentazione da parte delle gerarchie fasciste di ricchezza e anche di, come dire, ostentazione di impunità anche talvolta. E quindi lo raccolgono e lo scrivono, e ci sono testimonianze molto importanti in questo senso. Io vorrei un pochino terminare parlando di appunto di questo caso di Herbert Matthews, perché è molto emblematico per far capire la forza del regime inizialmente, poi per far capire come il regime invece non riesce più a dare di sé questa immagine importante e solida. Herbert Matthews è uno che studia in Italia ma poi si ritorna negli Stati Uniti. A un certo momento, agli inizi degli anni 30, lui va, torna in Italia, prima va a Parigi e poi viene mandato, quando scoppia la guerra d'Etiopia, viene mandato in Etiopia dal New York Times, quindi stiamo parlando di un giornale importante. Herbert Matthews va in Etiopia, lui è innamorato dell'Italia, anche lui confonde il fascismo col paese, con l'Italia, e quindi dice, ma insomma questo è un bel paese, questo insomma si vive bene, tutto sommato eccetera. Lui, affascinato dall'Italia, a mio avviso confonde molto spesso questi due livelli di analisi. Però va in Etiopia e segue la guerra d'Etiopia, e durante la guerra
dell'Etiopia, lui è un fautore, diciamo, è un estimatore delle truppe italiane. Sarà seguirà le truppe italiane, ne parlerà bene. Ne parlerà bene e ci scriverà anche un libro, Testimone in Abissinia. Finita l'esperienza abissina, viene mandato appunto in Spagna. Scoppia la guerra civile spagnola e lui viene mandato in Spagna. In Spagna vede bene, arrivano le truppe del corpo dei volontari fascisti, lui segue i repubblicani, ma è uno che vuole vedere con gli occhi propri. Il giornalista americano, il famoso morto, dice: io vado, vedo e scrivo, cioè non è che mi passi la ventina, poi io scrivo quello che mi dice di scrivere, vado quello che vedo scrivo. Quindi lui va in Spagna e del fascismo matura un altro giudizio. Vede una serie di efferatezze, insomma, vede molte cose. Inoltre sta lì nel giro dei grandi giornalisti dell'epoca che seguono i repubblicani, c'è Hemingway, c'è Marta Gellhorn, ci stanno moltissimi giornalisti. Lui, insomma, questa esperienza la vive con un deciso ritorno a un antifascismo forte, forte, a un recupero dei principi democratici che in Spagna lui rifiuta, per cui in Spagna lui rifiuta il fascismo come un danno. A questo punto viene in Italia, rimane in Italia, come vi dicevo, finisce internato, ma la sua battaglia, quello che è importante, è una battaglia terribile che lui fa con la censura, perché è l'unico che di fronte alla censura, di fronte alla censura interveniva in genere lottando sul senso di, diciamo, di responsabilità di, tra virgolette, del giornalista, e soprattutto contava sull'omertà del rapporto fra il giornale e il regime. Quindi se loro tagliavano dei pezzi, se il regime tagliava dei pezzi, se il pubblico tagliava dei pezzi, contavano sul fatto che tutto ciò non travelasse dalle pagine del giornale. Quindi che cosa fanno? Lui comincia a scrivere dei pezzi molto importanti, criticando il fascismo, criticando il regime. E che cosa fanno? Loro gli tagliano via la metà degli articoli. Ma lui fa una cosa che non ha fatto nessuno. Chiama New York e dice: pubblicate il pezzo con i vuoti, come se fosse il giornale che era sostanzialmente la censura militare. Quindi cominciano a uscire sul New York Times i suoi pezzi con tutti i buchi bianchi dove era intervenuta la censura. E dice: qua c'erano 30 parole e la censura fascista le ha tolte, qui c'erano 20 parole e le ha tolte. Per cui scoppia un caso internazionale, la direzione del giornale entra in polemica con il regime e c'è una battaglia fatta tra i tromboni del regime, il giornalista La Gallina che difendeva il regime, e la direzione del New York Times che prende si schiera con il suo giornalista, e viene fuori una battaglia che a mio avviso andrebbe studiata perché è sintomatica, ed emblematica di quel periodo. Ci sono giornalisti coraggiosi che affrontano, in questo caso Albert Ventus affronta e paga anche, pure rispetto al giornale, perché poi il giornale lo difende, ma quando torna a New York naturalmente è un giornalista, insomma, che viene considerato un pochino con una certa potenza. Però lì c'è una battaglia che è una storia della censura, perché poi il giornale, andato a New York a prendere quello che lui scriveva, l'originale di quello che scriveva, è molto interessante seguire anche la logica di non tagliare. Ecco, questo a mio avviso potrebbe essere la fotografia di quello che è stato la censura fascista nei confronti della stampa libera, nei confronti delle voci libere. Grazie. Grazie Mauro Canali per questa posizione chiarissima e così a braccio, limpida, proprio interessantissima. Mi chiedo come intervenisse direttamente sulla stampa americana, sulla stampa inglese, sui giornalisti che lo venivano qui usavano questo sistema, ma faceva pressione anche sulla casa editrice, sulla domanda che rapido, sarò rapido. Sì, era una triangolazione naturalmente. Allora, presso l'ambasciata italiana c'era un ufficio riservato, come c'era pure al consolato, chi si interessava della stampa. I giornalisti, quando pubblicavano, se riuscivano a deludere da Roma, la censura, e andava il pezzo a New York e veniva pubblicato,
che conteneva delle cose, dei passaggi scabrosi, è chiaro che a questo punto veniva chiamato il giornalista da Google Pop e gli veniva fatta la ramanzina. Chi è che controllava era naturalmente l'ambasciata italiana. L'ambasciata italiana prendeva, leggeva, tagliava il pezzo e lo mandava a Roma. Alla Farnesina, agli archivi della Farnesina, se uno si vuole fare la lettura di tutti i giornali americani dell'epoca, va alla Farnesina, si prende tutte le grandi testate, dentro ai fascicoli, dentro a queste buste, ci stanno fior di collezioni che vanno avanti per 20 anni, per tutto il ventennio, collezioni di ritagli di giornale dei corrispondenti da Roma. Quindi l'ambasciata lavorava ritagliando e mandando e poi commentava riga blu, questa è grave, quindi riga blu, riga rossa, dice qui c'è da dire, da osservare, eccetera. Quindi c'era un controllo. Ma se il giornalista in qualche modo era resistente, si interveniva in un altro modo. C'erano rapporti naturalmente tra l'ambasciata e una serie di proprietari di giornali americani. E lì si interveniva direttamente sui proprietari. Si andava dal proprietario, si diceva guarda questo tuo collaboratore mi sta dando fastidio, sta muovendosi male, la fastidio. Succede a tutti, in 2 o 3 casi, sono casi anche sintomatici anche del malessere anche di una certa stampa americana che si trova a fare i conti con a loro volta con una sorta di autocensura che non potevano evitare. C'è un caso tipico di un grande giornalista che a me in qualche modo ha affascinato, questo Polito, William Polito, che è poi il suo nome era Ryan, è un sudafricano che scriveva però lingua inglese. Lui viene in Italia nel 26, il dicembre 26, scrive una serie di articoli per il World. Il World era un giornale antifascista, decisamente, era diretto da una grande firma del giornalismo americano, Signor Robert, una grande firma del giornalismo americano, decisamente antifascista. Il Ryan, tra l'altro, aveva seguito le conferenze di Losanna, conosceva bene il fascismo, viene in Italia e assiste agli ecciti di Firenze del 25, si fa percorrere l'Italia e scrive una serie di articoli di rivolta che poi unisce l'Italia sotto il fascismo, con un libro molto importante anche per noi storici, è un punto di riferimento importante per noi. Che cosa fa in Italia, a Washington? A Washington vanno a New York, vanno dal vuoto e gli mettono, gli dicono, signore, questo ha detto un sacco di stupidaggini e si sta facendo dei danni enormi. Il World, il direttore del World, praticamente non ascolta, ignora. Però vanno dal proprietario. A questo punto è l'ambasciatore che entra in azione. Invita a cena il proprietario del World e gli dice esplicitamente, se non vuoi guai, se non vuoi far passare dei guai al corrispondente fisso da Roma, decidi, poi intervieni e ci consenti a noi di replicare a quello lì. E come facevano? Prendevano dei giornalisti asserviti al fascismo americani, asserviti al fascismo, e alla Farnesina ci sono delle carte che sono bellissime proprio da questo punto di vista, c'è proprio il patteggiamento. Si contattava il giornalista fascista americano che godeva di una serie di benefits naturalmente. Poi si imponeva l'articolo al giornale, dicendo se tu non vuoi guardi degli ospedali. E usciva il pezzo che era una specie di poesia, di poema filofascista e incredibile. Ecco, questo era un pochino di prima di grazie, Paolo. A te. Sì, grazie. Un particolare ringraziamento al collega di Mario Di Trapani che ha accettato a tempo, anche se siamo d'accordo sul tempo di venire qui con lui. Tra l'altro ieri era la legge più importante convegno e quindi ha fatto un grande tour de force e sta cercando a scappare appena finito il nostro incontro. E lo so, il problema di censura, il problema di censura tutte, il problema di tante situazioni che si vivono legate al servizio pubblico, legate al rispetto dell'articolo
Questo funziona? Sì. Posso usare questo? Ma sì. Okay. Allora, innanzitutto grazie. Innanzitutto grazie. Grazie all'Associazione Stampa Veneta per questo appuntamento, quindi a Monica Andolfatto, a Maurizio, a Nicola Chiarini che insieme a te tempo fa mi chiese di partecipare, grazie all'impegno di Alice che vedo lì per tutto il lavoro che c'è per organizzare queste cose, così come prima ho salutato Luca Gigli della sua stampa di Rovigo per l'organizzazione, ovviamente l'associazione Giacomo Matteotti, credo siano doverosi i ringraziamenti, non per forma, ma perché queste sono sincere occasioni per affrontare dei temi che sembrano messi per un attimo da parte, come se il tema della censura appartenesse soltanto alle epoche delle quali perfettamente ci ha parlato il professore, io non ho la sua competenza, né quindi mi permetterò di entrare, diciamo, sulla stessa linea, proverò a parlare di quello che invece avviene in questo momento ed è il motivo per il quale, se me lo consentite, io prima di iniziare credo doveroso, non solo per il ruolo che ricopro, segretario Sigrai, e sono il segretario della Federazione della Stampa, ma credo come giornalista, io credo che prima di cominciare si debba esprimere una sincera solidarietà nei confronti di, in questo momento in particolare, due aziende editoriali che stanno combattendo una durissima vertenza. Mi riferisco alla Poligrafici Editoriali, tra l'altro qua c'è il resto del Carlino, prima ci siamo salutati anche con Tommaso Moretto, perché questa azienda, così come denunciato dal comitato di redazione, ha annunciato sostanzialmente esuberi per quasi la metà del personale. E di fronte alla denuncia del comitato di redazione, di questo taglio, il rischio di taglio dell'organico, la risposta dell'azienda è stata l'annuncio di una denuncia nei confronti della rappresentanza sindacale. Dunque siamo in una situazione nella quale le aziende continuano a tagliare, e qui arriva poi al tema di quella che non può essere chiamata censura in senso tecnico, ma ha a che fare con la libertà di stampa e con la qualità dell'informazione. E per tutta... Assolutamente. E questo la dice lunga sullo stato dell'editoria e anche sui rapporti con il governo. Perché forse non è un caso che all'indomani dell'apertura da parte del governo di una riflessione intorno al tema dei prevenzionamenti, dei finanziamenti, alcune aziende editoriali si sono lanciate a dire: beh, noi faremo stati di crisi. E lo stesso vale per le colleghe e i colleghi di Asca News, un'importante agenzia di stampa, dove sono stati annunciati 23 licenziamenti. E quindi credo che sia doveroso, quando si parla di libertà di stampa, partire da chi sta conducendo una durissima battaglia, una vertenza per difendere posti di lavoro, per difendere la dignità del lavoro, perché sì, come correttamente ha detto il collega che ci ha preceduto dell'associazione Giacomo Matteotti, c'è un elemento della libertà che forse è fondamento delle altre, della libertà dal bisogno, e di conseguenza quando si va ad aggredire i diritti dei lavoratori si sta aggredendo un pezzo di libertà, perché si attacca il bisogno, come si attacca il bisogno quando si costringono lavoratrici e lavoratori a lavorare, mi riferisco a giornalisti e giornaliste, lavorano a 2, 3, 5 euro al pezzo. Di quale libertà si parla quando gli editori costringono l'informazione a lavorare a 5 euro al pezzo? È ovvio che questo è, non so se si chiama censura, sicuramente un attacco alla libertà di stampa. Di sicuro è un attacco alla libertà di stampa. Perché ancora una volta si scaricano sulle lavoratrici e lavoratori quelli che sono palesemente delle incapacità imprenditoriali ed editoriali. E quindi da qui io credo che possa partire anche un impegno. Lunedì a Bologna ci sarà un presidio davanti alla sede della Poligrafici Editoriali, dove si ritroveranno tutti per protestare come luogo simbolico lì a nome di tutte le diverse testate che rientrano all'interno di quel gruppo, ma ripeto, anche allargandolo al tema di Asca News. E quindi era doveroso, a mio giudizio, partire da qua, perché mi aiuta a introdurre un principio secondo il quale esistono forse varie forme di censura o di pressione, vorrei dire di pressioni sulla libertà di stampa, e quindi di pressioni sull'articolo 21 della Costituzione, che è bene che ce lo diciamo da subito,
L'articolo 21 della Costituzione molto spesso viene letto come libertà e libertà di espressione, e quindi letta dalla parte dei giornalisti come la libertà dei giornalisti di fare il loro mestiere. Ma questo è solo un pezzo, un piccolo pezzo di quello che vuol dire l'articolo 21 della Costituzione. L'articolo 21 della Costituzione, sì, certo, la libertà del giornalista di fare il proprio lavoro, ma è principalmente il diritto del cittadino a essere completamente e pienamente informato. Quindi chiunque aggredisce un giornalista, chiunque minaccia la libertà di stampa, in realtà sta minacciando un diritto dei cittadini, un diritto costituzionale dei cittadini. Ed è in questa veste che dobbiamo leggere alcune delle aggressioni che avvengono. E allora certo, un pezzo riguarda anche la RAI servizio pubblico, proprio perché servizio pubblico. E qui è evidente che ci sono stati dei provvedimenti ormai negli ultimi 15 anni che si sono succeduti, che hanno sempre di più limitato o portato dei seri rischi alla libertà di stampa per quel che riguarda la RAI servizio pubblico. La legge Gasparri prima, la legge Renzi dopo, hanno nei fatti portato sempre di più la RAI servizio pubblico sotto il diretto controllo del governo, sotto il rigido controllo dell'esecutivo di turno, delle maggioranze parlamentari di turno. Contrariamente a quello che dicono numerose sentenze italiane ed europee, che i servizi pubblici devono rispondere al massimo alla vigilanza del Parlamento, ma mai al controllo in alcun tipo da parte dei governi e degli esecutivi, la legge Gasparri prima e la legge Renzi dopo l'hanno portata ancora di più sotto il controllo del governo. E sono i danni che oggi vediamo in un anno di applicazione della legge Renzi, perché è un anno che abbiamo un vertice aziendale che è stato nominato secondo quella che è la legge Renzi. E quindi ci troviamo, andiamo a fare degli esempi, perché se no poi ci limitiamo alla teoria, è bene che ci spieghiamo. È soltanto perché esistono queste leggi che ci possiamo trovare di fronte a una situazione della quale il lunedì sera va in onda un'inchiesta da parte di un'importante trasmissione Report, e il mercoledì ci si trova in CDA e due consiglieri di amministrazione possono liberamente provare a contestare questa trasmissione dicendo viola la par condicio perché ci sono le elezioni in Umbria. Ci sarebbe da ridere, ci sarebbe da ridere, se non per la gravità di quello che sta avvenendo. Per la gravità, perché poi bisogna sapere anche da parte di chi arrivano questi attacchi. E quindi arrivano da parte di un consigliere di amministrazione che si chiama Giampaolo Rossi, che per essere chiari è uno che alcune settimane fa ha rilasciato un'intervista per dire che l'antifascismo è un orpello del passato, è roba superata, è roba della quale non è più utile parlare. O da parte di Igor Di Biasio, consigliere di amministrazione scelto dalla Lega, che per essere chiari è stato uno degli organizzatori della scuola politica della Lega, che ha invitato in Italia Alexander Dugin. Chi è Alexander Dugin? È sostanzialmente colui che ha fatto la teoria politica sulla quale è fondato l'autoritarismo di Vladimir Putin. Alexander Dugin è quel signore che in un'intervista all'Huffington Post, prima di venire in Italia, ha detto: i diritti, dobbiamo superare le ideologie del Novecento. Dobbiamo superare questa ideologia, andiamo alla quarta teoria della politica. Superare il liberalismo, superare il fascismo, superare il comunismo e superare anche l'ideologia dei diritti umani. Ecco, questo signore è stato ospitato in Italia grazie alla scuola politica della Lega Nord, oggi Lega, uno degli organizzatori, attuale consigliere di amministrazione della Lega. Ecco che cosa vuol dire il controllo della RAI, del servizio pubblico da parte del governo. Oppure ci si può trovare in una situazione nella quale il presidente della RAI è presidente della RAI con ben due forzature delle norme. Mi riferisco a Marcello Foa, che nel rispetto delle norme viene nominato dal consiglio di amministrazione della RAI, ma per entrare in carica deve essere votato a due terzi, quindi maggioranza qualificata e commissione parlamentare di vigilanza, ma la vigilanza non dice sì a due terzi. E quindi chiunque giurista ha detto: beh, non si può ripresentare. Esiste una regola nei regolamenti parlamentari che quando viene bocciato un emendamento non può essere ripresentato. E di conseguenza, per analogia,
la valutazione che non è il caso di ripresentare, eppure viene fatta una forzatura, una palese forzatura. Il CDA torna a votare dopo un accordo politico esterno all'azienda, si torna a votare, il CDA vota di nuovo per Marcello Fo e a quel punto, miracolosamente, Marcello Fo ottiene i 2/3, una forzatura palese delle norme, perché quelle norme erano lì ai 2/3 proprio per dire che il Presidente doveva essere un Presidente di garanzia ed è evidente che in questo modo non si presenta come Presidente di garanzia. Ed è lo stesso Presidente per il quale, quando si è fatta la votazione decisiva, si è detto: abbiamo il sospetto che due schede siano riconoscibili nel voto in Commissione parlamentare di vigilanza, o due o tre schede siano riconoscibili. Quindi chiediamo di poterle vedere, perché se sono riconoscibili la votazione non è valida. Il Presidente della Commissione ha impedito di vedere queste schede. Allo stesso modo è stato impedito da parte della Presidente del Senato. Di conseguenza c'è stata una votazione, probabilmente che non ha rispettato quelle che sono le regole di una votazione che deve essere anonima, ma noi non possiamo vedere le schede. Seconda forzatura grazie alla quale noi oggi abbiamo il Presidente della RAI, Marcello Fo. E concludo, Marcello Fo che in visita in Israele rilascia un'intervista a uno dei più importanti quotidiani israeliani, che si chiama Haaretz, e in questa intervista dice: poi che volete, c'è un importante gruppo parlamentare europeo che viene finanziato da Soros, perché poi questo è il tema, perché alle spalle di tutto questo c'è sempre il solito pensiero, e ci tornerò sul tema degli ebrei e dell'ebraismo, ci tornerò tra un attimo. Peccato che non è vero, si riferisce al gruppo parlamentare dei socialisti europei, per di più, per tentare di accreditare questa sua tesi pubblica un documento sui social, apre il documento, sta scritto tutt'altro, sta scritto che la fondazione che fa riferimento a Soros ritiene alcuni parlamentari di tutti i gruppi parlamentari persone che hanno su alcuni temi una sensibilità in linea con gli scopi che si prefigge la fondazione, sono ben diverso dall'essere finanziato. Eppure il Presidente della RAI, già Presidente della RAI, giornalista, si può permettere di affidare a un giornale israeliano quella che è, come si chiama oggi, una fake news, notizia falsa. Eppure Presidente della RAI. C'è stato un cambio di governo, devo dire che sono molto stupito che non vedo in atto la discussione su come ci possa essere un cambio alla guida della RAI, almeno per quel che riguarda la Presidenza, e sono sinceramente stupito di questo. Perché o si apre una riflessione su quello che è avvenuto quest'anno, oppure probabilmente non abbiamo capito, abbiamo capito in parte che cosa vuol dire il controllo da parte del governo all'interno della RAI Servizio Pubblico. Però allargando il discorso, quella che può essere la censura, la limitazione della libertà di stampa, ha poi alcune declinazioni diverse, che portano nomi diversi, ma che sono allo stesso modo pesanti limitazioni alla nostra libertà di stampa. Ne cito alcune: le querele bavaglio, le liti temerarie. Per essere chiari, io ti denuncio per diffamazione, fermo restando, e chi sente diffamato ha tutto il diritto di difendersi, e chi ha sbagliato è giusto che venga sanzionato. Ma le liti temerarie sono un'altra cosa. Io so che la mia denuncia nei tuoi confronti è senza fondamento, eppure ti denuncio, ti chiedo danni in modo da intimidirti, ti tappo la bocca con la minaccia di chiederti soldi. E di fronte a queste liti temerarie non c'è oggi una risposta da parte delle norme, da parte del Parlamento. Ed è una questione che riguarda anche questo territorio, mi fa piacere ricordarlo, in questo territorio abbiamo avuto l'episodio di Roberta Polese, una collega che scrisse su Epolis, fu denunciata, finì in tribunale, fu denunciata da parte dell'attuale Presidente del Senato Casellati, vinse. Ma a quel punto la oggi Presidente, allora non lo era, decise di andare avanti, e la collega che intanto era rimasta disoccupata perché Polis aveva chiuso e poté sostenere quella causa soltanto grazie all'impegno del sindacato Vento, che decise di mettere a sua disposizione
in maniera gratuita per lei gli avvocati, ma lei a quel punto disoccupata disse basta, rispetto alla paura che in secondo grado possa accadere altro chiudiamo questa causa, e di conseguenza alla fine divisero le spese legali e fu costretta comunque a pagare le spese legali. Queste sono le liti temerarie, poter intimidire delle persone denunciandoti anche se so che non arriveranno da nessuna parte. E quindi è urgente in Italia un provvedimento sulle liti temerarie, ci arrivo tra un attimo. O ci sono le intimidazioni, quelle tipiche, le minacce. L'attuale segretaria della Assostampa Veneta è stata oggetto di minaccia, non l'hanno fatto. Abbiamo saputo ora, rispetto alla vicenda di alcuni anni fa, persone della criminalità organizzata che dissero dobbiamo sparare contro l'auto di Monica Andolfatto per intimorirla. Per fortuna soltanto gli arresti arrivarono prima e impedirono per fortuna il compimento di questo gesto criminale, a riprova del fatto che queste battaglie non solo si devono combattere ma si possono anche vincere, perché ancora una volta lo Stato in quel caso è arrivato prima. O intimidazioni sono quelle che hanno riguardato ad esempio negli ultimi giorni nello scavo Nancy Corsia, che sono due colleghi straordinari che hanno raccontato e approfondito la questione dei migranti e rapporti con la Libia, e proprio perché hanno fatto queste denunce sono finiti sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Queste sono le intimidazioni, quelle che toccano troppe colleghe e colleghi in Italia. Oggi sono oltre 22 i colleghi in Italia, i giornalisti costretti a vivere sotto scorta. E vorrei ribadirlo, costretti a vivere sotto scorta, perché a chi ancora prova a dire che vivere con la scorta è un privilegio perché si va in giro con l'auto blu. Basta provare, che significa? Vorrei provare a fare cambio un paio di giorni rispetto alla vita di chi dice queste cose, scambiandolo per un paio di giorni con quella di Lirio Abate, Federica Angeli, Paolo Borrometi, costretti a vivere sotto scorta, perché minacciati dalla criminalità organizzata come Paolo Berizzi, costretto sotto scorta per le minacce dei gruppi neofascisti o neonazisti. E poi l'altro pezzo della limitazione di libertà di stampa, che è quella della delegittimazione. Guardate, nella storia italiana purtroppo c'è una cosa che ritorna. Quando i gruppi criminali, Camorra, 'Ndrangheta, mafia, ma anche i gruppi neofascisti, quando iniziano a prendere di mira qualcuno, utilizzano alcuni strumenti, sicuramente quello delle minacce, sicuramente quello delle aggressioni, sicuramente quello degli attentati, ma c'è un'altra arma pericolosissima che purtroppo a volte viene messa in atto anche con la collaborazione di alcune colleghe e colleghi, ed è quella della delegittimazione. Vorrei ricordarlo, molte colleghe e colleghi quando sono stati assassinati, subito dopo si disse ma quale mafia? Una questione di figli, questione di donne, quale mafia? Per tentare di legittimare, come hanno provato, assolutamente sì, Peppino in passato, possiamo continuare. O ancora, ma è capitato anche di recente, Maurizio, è capitato anche di recente, nelle scorse settimane il collega Paolo Borrometi si è visto pubblicare quotidianamente da parte di un sito articoli che ci spiegavano che il nonno era usuraio, che il cugino del padre era legato a un'impresa mafiosa, che lui è omosessuale, poi manca un reato, che lui è omosessuale, cosa te ne frega se anche fosse. Ovviamente tutte cose false, eppure quotidianamente articoli contro di lui per tentare di legittimare, perché funziona così. Se non ti riesco a combattere, se non riesco a fermare le tue inchieste, se non riesco a rispondere alle tue inchieste, tento di delegittimarti, di isolarti affinché io ti possa poi colpire. Ed è il rischio al quale noi dobbiamo resistere. E sottolineo noi, perché la risposta a queste cose arriva soltanto se c'è un noi collettivo che sottoscrive quelle inchieste, che simbolicamente mette una firma sotto l'inchiesta di Paolo, sotto l'inchiesta di Nello Scavo, sotto l'inchiesta di Paolo Berizzi. Perché come diceva Matteotti, e ne possono ammazzare uno, ma poi le idee vanno avanti. E quindi bisogna dire con chiarezza che ne possono minacciare uno, ma quelle inchieste andranno avanti. Le inchieste che denunciano il malaffare, la corruzione, i covi della mafia, della 'Ndrangheta, i covi
e il malaffare anche dei gruppi neofascisti vanno avanti. Ne posso minacciare uno, ma firmeremo tutti. Le firmeremo tutti insieme, proprio per dire che quelle inchieste vivono grazie al lavoro di ciascuno di noi. E quindi credo che sia indispensabile chiarire che se c'è una svolta, o se dobbiamo vedere una svolta in questo governo, la svolta deve essere fatta però di cose concrete. E allora, per quel che riguarda la libertà di stampa, alcuni atti concreti devono essere fatti. Primo, bisogna bloccare in maniera definitiva i tagli all'editoria. Non basta annunciarli. Ci deve essere una chiara moratoria, perché deve essere chiaro, in questa regione sapete che cosa vuol dire. La ricaduta sull'occupazione, quindi sulla libertà, dei tagli all'editoria. Perché ogni taglio si trasforma in un bavaglio. L'ha detto molto meglio di me, non smetterò mai di ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oltre 20 volte ha richiamato al ruolo dell'articolo 21 della Costituzione, non a caso l'ha richiamato più volte rispetto al ruolo proprio dei piccoli giornali. Perché ha detto, attenzione, che quei valori che sono nella Costituzione, come l'articolo 21, non sono valori enunciati, ma sono degli impegni che i padri costituenti hanno messo in capo a ciascun governo che si sarebbe poi succeduto alla guida del paese, un impegno a rimuovere tutti gli ostacoli all'attuazione di quei valori e quindi a rimuovere tutto ciò che può impedire la piena attuazione di valori come quelli dell'articolo 21 o come quelli dell'articolo 3 sulla non discriminazione. E quindi quei tagli rappresentano di fatto un bavaglio anche all'articolo 21 della Costituzione, per questo vanno rimossi. Ho un provvedimento sulle liti temerarie di cui parlavo prima, c'è un disegno di legge di due righe, due. Primo firmatario, primo Di Nicola, è in Parlamento, sono due righe, ci vogliono probabilmente 5 giorni per approvare. Allora, se c'è un cambio di passo, bisogna calendarizzare questo provvedimento e dire che sulle liti temerarie chi minaccia un cronista con una lite temeraria sta minacciando i cittadini e di conseguenza deve rispondere di queste minacce. Deve rispondere di queste minacce. O ci deve essere un'inversione di tendenza, che non possiamo mai più vedere conferenze stampa dove è impedito di fare domande. Nell'ultimo anno abbiamo visto cosiddette conferenze stampa dove persone del governo arrivavano, si sedevano, enunciavano e poi il portavoce se li prendeva sotto braccio e li portava via. O peggio ancora dirette Facebook. O peggio ancora colleghi e colleghi che provavano a fare domande e un ministro liberamente si poteva sentire di dire a te che piacciono i bambini, vai a riprendere sulla spiaggia. Ma la cosa grave è ovviamente quella che dice l'esponente del governo, però qui ci dobbiamo intendere anche tra di noi, so che qui ci sono molti colleghi e colleghi. Quando accadono queste cose l'unica reazione è alzarsi e andare via alla conferenza stampa, ma tutti. Perché chi non si alza in quelle occasioni vuol dire che è complice di quell'aggressione da parte dell'esponente di governo. O l'alternativa è ripetere tutti quella domanda, delle due l'una, o tutti facciamo la stessa domanda finché il ministro non risponde, o ci si alza e si abbandona la conferenza stampa, perché non è accettabile continuare a fare conferenze stampa dove non ci può essere un'interlocuzione. Questo non è libertà di stampa, sono, come dire, proclami che si possono fare da un tavolo come questo o da un balcone, è la stessa cosa, se non c'è la possibilità di rispondere. Arrivo a concludere, anche per alleggerire un po', però c'è un altro pezzetto di libertà di stampa che riguarda un tema molto specifico. A me fa piacere parlarne, perché a volte abbiamo l'impressione che le limitazioni alla libertà di stampa, dei diritti dei cittadini, abbiano a che fare soltanto con i grandi temi che sono la cronaca, la politica, e purtroppo no. Purtroppo no. Anche un tema che noi tutti di solito trattiamo come l'ultimo, lo sport, è coinvolto nella stessa vita della vicenda. Dici, ma perché? Allora ve la racconto così. Nelle scorse settimane c'è stato il 14° anniversario dell'assassinio, tale stato, di Federico Aldrovandi. La curva della SPAL, la partita era Spalla-Lecce, ha dedicato a Federico Aldrovandi uno striscione per ricordare il 14° anniversario.
Bene, nessuno di noi ha potuto vedere il video di quello striscione. Quello striscione lo conosciamo soltanto perché sono state scattate delle fotografie. A noi tutti è stato impedito il video di quello striscione. Perché? Perché all'interno dei campi di calcio di Serie A, così come ormai in molti eventi sportivi, è entrata in vigore la dittatura della regia unica. Ovvero, chi vende i diritti li vende ad un unico soggetto, che è il titolare unico, che decide quello che noi possiamo vedere o non possiamo vedere. Quello che secondo loro è il diritto di cronaca e quello che non è il diritto di cronaca. E se io sono un giornalista televisivo che vuole andare lì e portare la sua telecamera, l'ingresso allo stadio, la telecamera viene presa, chiusa in uno sgabuzzino e restituita a fine partita. E questo vuol dire quindi che anche il racconto dello sport viene gestito da un unico soggetto. E censura? Probabilmente sì, sicuramente è una grave lesione del diritto di cronaca. Con criteri non giornalistici. Con criteri non giornalistici. Io vi invito a leggere le linee guida editoriali con le quali la Lega Calcio vende. Perché in quelle linee guida si dice che il racconto devono essere le cose belle, vanno evitate le riprese delle cose che disturbano. Le immagini devono servire a dare valore alle società di calcio e alla Lega Calcio, questo sta scritto. Il che vuol dire che chi riprende in quel momento ha il dovere di riprendere secondo queste linee guida. E se io voglio riprendere lo striscione Federico Androvani, evidentemente non posso farlo. Perché? Perché forse disturba il racconto. Perché secondo loro è tema discusso. E questa è limitazione di libertà di stampa, ma ne posso dire altre. Vi ricordate l'anno scorso, Arabia Saudita, siamo andati a fare questa bellissima festa della Supercoppa italiana? Siamo andati a Jeddah. Perché la Lega Calcio aveva bisogno di 7 milioni di euro a partita per celebrare lì la Supercoppa italiana. E ci hanno spiegato che è il paese delle grandi riforme, ora vedo dei fantastici spot che girano, l'Arabia Saudita vince a trovare perché finalmente ci sono i visti turistici. Segnalo a mia memoria, non vostra, che lo ricorderete meglio di me, che le donne che hanno lottato per ottenere il diritto delle donne alla guida in quel paese sono ancora in galera. Vittime di violenze, vittime di abusi. Voglio ricordare nelle scorse settimane è uscita la trascrizione audio degli ultimi istanti di vita di Jamal Khashoggi, giornalista, che all'interno dell'ambasciata saudita in Turchia è stato ammazzato, fatto a pezzi e sciolto nell'acido. E tutte le inchieste internazionali, anche quelle dell'ONU, dicono che viene chiamato direttamente in causa il principe saudita, Bin Salman. Principe ereditario. E noi cosa facciamo? Andiamo a giocare la partita di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Però le donne entrano allo stadio. Ora, io sono felice che le donne finalmente possano entrare allo stadio in Arabia Saudita. In Iran ci hanno messo un po' di più. Una ragazza di 29 anni si è suicidata perché era entrata allo stadio e l'hanno beccata, Blue Girl. Ok? Dopodiché, ve le ricordate quelle immagini prima della partita dell'Arabia Saudita che si vedevano queste donne sorridenti a manina con i figli che entravano nello stadio di Jeddah? Ecco bene, quelle sono le telecamere della regia unica che ci hanno fatto credere che le donne sorridenti stavano andando allo stadio. La verità è che le donne potevano entrare solo in un piccolo spicchio di quello stadio, era solo un quarto di quello stadio. Ma non ci hanno mostrato che tre quarti di quello stadio era fatto di soli uomini, perché le donne potevano andare solo in alcuni settori, perché il resto dello stadio era dedicato a soli uomini. E li abbiamo venduti in Italia i biglietti così. Le società di calcio italiane, la Lega Calcio ha venduto biglietti per settori riservati a soli uomini. Ma noi abbiamo raccontato, grazie alla dittatura e alla regia unica, che finalmente le donne andavano allo stadio. O posso continuare, quest'anno il Giro d'Italia partirà dall'Ungheria. Dall'Ungheria di Viktor Orbán, non a caso alleato di Matteo Salvini. Di Viktor Orbán, che è il signore che ci ha spiegato e ci ha fatto vedere che a distanza, tra pochi giorni, saranno 30 anni che finalmente è crollato il muro in Europa.
Bene, Vittorio Orbán è colui che ci ha spiegato che in Europa si possono di nuovo erigere i muri, perché ha eretto un muro per impedire ad alcuni migranti di arrivare attraverso la rotta balcanica all'interno del continente europeo. Vittorio Orbán è quello che è sotto procedura da parte del Parlamento europeo, perché il Parlamento europeo ritiene che in Ungheria si stiano correndo gravi rischi rispetto ai valori fondanti dell'Unione europea. E noi cosa facciamo? Libertà di stampa, libertà degli universitari, libertà delle opposizioni, libertà dei magistrati, diritti del lavoro. Questi sono i motivi per i quali il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per dire che bisogna indagare se si stanno violando i diritti fondamentali dell'Unione europea. E noi andiamo a inaugurare il Giro d'Italia dall'Ungheria. Mi domando se racconteremo da dove stiamo pedalando, se racconteremo quello che avviene in quel paese mentre noi pedaliamo, se raccontiamo che cosa vuol dire quel muro, se raccontiamo che cosa vuol dire quella risoluzione, o se davvero tra qualche mese andremo a fare la finale di Champions League in Turchia. Nella Turchia, e in questo momento dei fatti in guerra, però io vorrei segnalare il problema che la Turchia non esiste da quando ha scatenato la guerra contro il popolo curdo. Vorrei segnalare il problema che la Turchia esiste da tempo, quando centinaia tra accademici, giornalisti, magistrati sono finiti in galera, perché il bavaglio turco è in atto da tempo, anche quando l'Unione Europea ha fatto un accordo con la Turchia consegnando 6 miliardi di euro, 6 miliardi di euro, dove lo scambio sostanzialmente è: io ti do 6 miliardi di euro, tu per favore non farmi arrivare i migranti perché mi disturbano, e se tu violi i diritti umani del tuo paese io mi giro dall'altra parte. Questo è stato l'accordo tra l'Unione Europea e la Turchia. E se oggi si sta scatenando quello che si sta scatenando contro il popolo curdo, probabilmente perché quell'accordo si sta per concludere. E dunque Erdogan ha capito che le leve per ottenere altri soldi possono essere questi. E noi andiamo a fare la finale di Champions League, lo racconteremo quando saremo lì, quando le telecamere della regia unica saranno lì, lo racconteremo. O racconteremo quando saremo ai mondiali in Qatar, che sotto quegli stadi ci stanno almeno 1400 vittime di lavoratori che sono morti per le condizioni inumane alle quali sono costretti a lavorare per costruire in fretta e furia gli stadi per andare a celebrare lì i mondiali di calcio. Lo racconteremo, che sono almeno 1400 le persone lì sotto. Eppure c'è una possibilità di fare qualcosa di diverso. Un giocatore finlandese, della nazionale finlandese, si chiama Riski, nessuno lo conosce. Nei mesi scorsi c'era un'amichevole, Finlandia, non mi ricordo, pare Svezia. Doveva essere celebrata in Qatar e Rischi ha detto: io non ci vado. Esiste un limite, non posso andare a giocare a sgambettare mentre vengono violati i diritti dei lavoratori. E quindi si è rifiutato, ha detto no alla sua nazionale. Segnalo che non è stato più convocato in nazionale. Grandi applausi per lui, bravo, bravo, così si fa. La nazionale è andata, lui non è stato più convocato. Allora i rischi per la libertà di stampa, che sono anche all'interno dello sport, vogliono dire questo. O vogliono dire, torniamo alla regia unica che sta all'interno dei nostri stati, la possibilità di raccontare quello che avviene nelle curve, quello che avviene all'interno dei gruppi ultra, in alcune ovviamente, non tutte. Però servirà o no una libertà per poter raccontare che ad esempio in alcune curve è stato celebrato Diavolo, il leader degli irriducibili, fascista convinto, ed è stato celebrato nelle curve. Ma lo si può raccontare o no? Oppure anche quelle immagini disturbano, quindi le telecamere non possono riprendere le curve, non ci possono andare. Ed è ovvio che quindi se un collega racconta, come ha fatto Federico Ruffo per Report, quello che avveniva nella curva della Juventus, poi finisce minacciato e tentano di bruciargli la porta di casa.
perché se alla fine è uno, due, tre quelli che denunciano, è ovvio che sono isolati, e la risposta deve essere il noi collettivo. Invece anche in quel caso ci deve essere una risposta di categoria, ci deve essere una risposta dove tutti firmiamo quelle inchieste. Concludo, perché poi c'è un altro pezzetto che invece viene chiamata censura, e censura non è. Perché qua abbiamo a volte un senso, un malinteso senso dell'articolo 21. L'articolo 21, diciamocelo con chiarezza, non è la libertà di dire tutto ciò che si muore. La libertà che viene affermata dall'articolo 21 della Costituzione non copre la libertà di insulto, non copre i maledetti islamici, il titolo di libero. Non lo copre. Quelli sono insulti, quello è linguaggio d'odio. Bastardi islamici non è articolo 21, come non è articolo 21 professare idee razziste o professare idee neofasciste. Non è articolo 21, non copre quello l'articolo 21. E quindi dire che quelle cose non hanno diritto di cittadinanza non è censura, ma è difesa della Costituzione. Fatemi cogliere l'occasione per rivolgere da parte di un grande saluto invece alla senatrice a vita Liliana Segre, che in questi giorni è vittima di insulti quotidiani, come denunciato oggi da Repubblica, da parte di professionisti dell'odio che l'attaccano in quanto ebrei, in quanto persone che all'interno del Parlamento ha riportato una grande parola, che è quella della lotta all'indifferenza. Quella parola che è al binario 21 della stazione di Milano, da dove partivano i treni per i deportati. E quindi quella lotta all'indifferenza, che deve essere quella lotta all'indifferenza anche nostra, come categoria, rispetto all'idea che non ci possano essere par condicio tra chi lotta all'interno di valori antifascisti e chi professa quelli fascisti, non c'è questa par condicio. Non c'è la par condicio tra chi lotta alla mafia, fa l'antimafia o la posizione della mafia. Ogni tanto sento le cose strane, per le quali quando Bruno Vespa intervistò il figlio di Totò Riina disse: no, ma io ho rappresentato un'idea diversa, una visione diversa della mafia, come se io potessi raccontare l'antimafia e quindi posso raccontare la mafia, un concetto molto particolare. E qui però questo interroga anche noi. Lo dico a Maurizio, che so essere molto sensibile su questo, come ordine del giornalista che inizia a fare un po' di pulizia. Pensa a fare un po' di pulizia. Perché appunto alcune cose, lo dobbiamo dire con chiarezza, non possono far parte della nostra comunità. Chi titola appunto Bastardi Islamici, non me ne vogliono le signore, non è un titolo mio, l'hanno scritto loro, chi titola Patata Bollente non può far parte della nostra comunità. Deve finire fuori. Dice: ma poi continuerà a scrivere, pazienza, ma almeno fuori dalla mia comunità, fuori dalla mia comunità. Io non posso avere lo stesso testolino che ha chi conduce questi incontroni. Non lo posso avere lo stesso testolino, perché perde valore lì. E non lo voglio avere quel testolino. Ho concluso. Tutto questo semplicemente per affermare un principio. Che ci sono alcune questioni che attengono non alla censura ma alla difesa della nostra Costituzione. E di conseguenza è bene che lo ribadiamo ancora una volta, soprattutto se siamo qui insieme all'Associazione Matteotti. Lo dobbiamo dire con chiarezza, queste cose non sono né battaglie politiche, o forse sì, se lo diciamo nel senso più alto di questa parola, e certo non è un'idea di censura, ma è semplicemente rigoroso rispetto alla nostra Costituzione. E proprio perché abbiamo citato Liliana Segre, abbiamo citato Giacomo Matteotti, è bene che ancora una volta ce lo ricordiamo, che anche la nostra professione, la professione di giornalista, l'articolo 21 della Costituzione, sono ancorate ai valori della Costituzione, che è, resta, e dobbiamo lottare affinché resti, una Costituzione antifascista e antirazzista. Grazie Paolo, grazie per questo intervento molto molto significativo.
narrativo che spiega molte cose di quanto sta alle spalle della nostra professione e del nostro impegno. Ricordo anche un'altra cosa per aggiungere, ne avevamo parlato prima anche a pranzo, che c'è una capacità che comunque hanno i giornalisti anche di uscire da questi gangli che li stringono, che sono quelli dei vari tipi di censore. Ricordo, a proposito delle questioni del calcio, che nei mondiali del Cile i servizi di Antonio Direlli, che fu praticamente massacrato, tra virgolette, per aver scritto quello che era la verità della situazione politica e sociale del Cile di quegli anni. Ricordo la strage che era stata fatta prima dei mondiali, delle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968, in Piazza delle Tre Culture, dove al di là di tutti quanti queste forme di censura che i militari del Messico messero in atto, però vengono descritte i massacri, vennero appunto ricordati per chiamata la nostra popolazione. Io credo che ci siano anche degli altri mezzi, ha parlato per essere vicini a questi giornalisti che fanno il loro lavoro e il loro dovere. Ricordo che per chi vuole leggere qualcosa di importante per capire le cose come stanno ad esempio in Turchia in questo momento, consiglio un libro, Kandundar, un po' strano, si chiama Arrestati, leggetelo, io l'ho letto circa un anno e mezzo fa ed è qualcosa di terrificante su come viene bloccata la possibilità di fare informazione, di fare un diritto della democrazia proprio in quel paese, con gli arresti preventivi e con i terrori dell'ergastolo per i giornalisti, semplicemente perché non sono allineati alla posizione del ormai del reisse di Erdogan. A proposito di Jean Dundar, semplicemente una segnalazione, Jean Dundar era caporedattore di un giornale che si chiama Jumhuriyet, che è stato perseguitato da parte di Tayyip Erdogan ed è costretto a vivere in esilio perché aveva fatto un'inchiesta, e lui come caporedattore, rispetto al traffico d'armi che riguardava la Turchia, insieme ad altre persone che del suo giornale sono state incarcerate e hanno subito processi. Jean Dundar è costretto a vivere in Germania in esilio. E questo è un altro dei punti sui quali noi dovremmo riflettere. Grazie Vittorio, e adesso diciamo siamo un po' avanti per quanto riguarda i tempi. 10 minuti, però che va benissimo, perché facciamo 10 minuti solo di sosta e poi riprendiamo, però veloce, con un caffè, perché dopo i nostri colleghi devono andare via, quindi cerchiamo di fare in tempo. Grazie.